Salve ragazzi, nella scorsa parte ho fatto un piccolo fail. Niente di grave naturalmente. Vi ricordate che ho detto che quella era l'undicesima ed ultima parte, l'ultima missione extra di Kingdom Hearts 358/2? Beh, ecco, benvenuti alla dodicesima e ultima, stavolta sul serio, missione extra di Kingdom Hearts 358/2. Il problema è che non mi ero accorto che potevo andare sotto e c'era un'altra missione. Stavolta è davvero l'ultima, spero. Iniziamola, è semplicemente una missione in cui dobbiamo eliminare dei Gran Tempesta. Sono i nemici volanti, dobbiamo eliminarne tre. Ok, è un buon numero, tre boss in una volta sola. Sono anche tutti nella stessa area, magari. 1, 2, 3. Sì, sono tutti nella stessa area. Salve. Credo di aver sbagliato stanza. Fatemi uscire di qui. No, sono tornato indietro per un altro motivo, che non ho controllato se c'era qualcosa qui all'inizio. Ok, non c'è niente. Sembra che non ci sia niente. No, no, non ho provato a scappare. No. Avete visto male? Cavolo, non si può scappare. Ah, vabbè, adesso non c'è più. C'è una bomba. Ok, un ultimo colpo per questa bomba. Ah, maledetti, non datemi fastidio mentre distruggo le bombe. Mi sa che se esplode fa male anche. Ah, mi è venuta un'idea. Esplodi? Esplodi! Aia. No, lagga troppo. Faccio una cosa. Ecco, così dovrebbe andare molto meglio. Sì, già si vede la differenza. Ok, questo è caduto a terra. È caduto a terra, adesso esplodi, bomba. Esplodi, te lo ordino. Ehi, scoppia. Aia. Devo dire che la difficoltà di questa missione deriva dal fatto che sono tre insieme. E adesso giuro che ne massacro uno. Dai, devi colpirlo. Ok, andata bene. Aia. Aia. Ok, scendi di nuovo. Sei tu, vero? Sì. Ok, vai, usa il limite e massacralo. Massacralo. Ok, questo è morto. Ah, il limite. Il limite finale è potentissimo. Ok. Aia. Oh, stemma. La precedenza va agli stemmi. Ok, c'è quello che è a terra. Non so per quale motivo, ma ne trarrò di certo un vantaggio. Ok, io ho fatto dei. No! Ho visto all'ultimo secondo il conto alla rovescia. Ok, chissà quanta vita danno queste bombe quando esplodono. Sì, una buona quantità, non c'è che dire. Aia. Ah, e non posso ancora andare in limite. Forza, qualche altro colpo. All'altro quanta vita manca? Giusto per curiosità. Oh, questo è esploso. Da solo. Aia. No, quello là. Ha quasi la vita piena. No, no, ha la vita piena. Oh, come fa ad aver vita piena? Non l'ho mai colpito? Beh, per ora mi concentro su questo. Ok, a terra. Colpisci l'Oroxus. Oh, il limite. Vai. Sì, hai detto bene, Roxas ha detto è la tua fine. Ed è la verità. Dov'è finito? Non lo vedo più. Ok, non è più il momento di usare il limite. È troppo basso in questo preciso istante. Se avessi del ricarica limite, diciamo, potrei riutilizzarlo, ma quelli li voglio conservare per il boss più forte.
Che tra l'altro è una versione potenziata di questi qui. Beh, per versione potenziata intendo che la battaglia contro di lui sarà peggio di una battaglia contro 10 di questi messi insieme. Almeno da quello che ho sentito dire. Ok, è la tua fine. Poi userò gli altri per l'altro per fare qualche esperimento. Esperimenti malvagi. No, sto scherzando. Voglio semplicemente controllare se le magie funzionano contro di lui. No. E immagino che non funzionino nemmeno contro lo spazzaterra. Non perché siano dello stesso tipo, ma se non funzionano su di lui, figurati se funzionano sull'altro. Oh, hai scavalcato la rete. Ottima mossa, ma inutile. Scusa un attimo. Così ti faccio ancora più male. Salta, salta! Ah, l'ultimo colpo l'ha mancato. Ok, gli mancano poche barre di vita. O magari è solo il fuoco che non funziona su di lui. Proviamo. Ok, il tuono gli fa parecchio male. E questa è una scoperta che mi rende molto contento. Molto. Vieni qua. Oh, poverino. Ho scoperto il modo di batterlo. Suggerimento lampo. Per fare questa missione facilmente, portatevi dietro tante ma tante magie di tuono. Così finirete in un attimo. Ok, adesso devo soltanto aprire tutti questi scrigni e trovare gli ultimi stemmi. No, perché attacchi. Devi aprire, non devi attaccare. Ok, formule Tundaga. Credo che queste siano quasi un suggerimento. C'è un suggerimento che vi dà il gioco per dire: guarda che questi sono deboli al tuono. Se non te lo sei portato, sei un idiota. Che per fortuna mi ero portato parecchi Thunder. Qua c'è uno stemma. Sotto scala c'è qualcosa? No. Bene, ho notato che c'è un'altra area aperta. Non me l'aspettavo. Chissà cosa ci sarà. Fammi passare. Oh, nemico potente, eh? Quanto potente? Abbastanza. Almeno dal punto di vista della vita. Come danni, io ne faccio abbastanza. No, non mi colpisci. Cioè sì, mi colpisci, ma... Dai, stordiscilo, perfetto. Ok, così posso dargli qualche colpo prima che si riprenda. Schivali tutti. Ok, li ho schivati tutti, non so nemmeno come ho fatto. Forse standogli sotto si evita questo attacco. Aia. Oh, non c'è il minimo lag contro questo. Forse è perché è un 1 contro 1. Ok, dai. Non scappa. Oh, ti sei messo nell'angolino, eh? Ok, io ho tolto 3 barre di vita. Oh, ha di nuovo fatto questa tecnica. Salta! Ok, fai. Ma per stordirlo dovete saltare e colpirlo quando compare, quando inizia ad apparire. Ok, io sto facendo dei buoni danni. Chissà se il Tundara funziona su di lui. No, Tundara no, perché... Ok, non usate le magie contro di lui, si curerà. Gli ho tolto già metà vita. Direi che posso iniziare a usare un'energia per aumentare i miei danni. Oh cavolo, questa mossa ha fatto più di quanto mi aspettassi. Schiva. Wow. Questa lo... Ah! Basta! Ok, il momento per saltare è questo. Oh, adesso ti faccio male. Perché, visto che ho vita piena, raddoppio i danni.
Ora non ho più vita piena, ma... Ed ero anche fulminato. Ah sì, perché ha lanciato dei tuoni. Per fortuna non erano troppo potenti. Oh cavolo. Vieni qua, scendi. Questa tecnica, come sospettavo, se gli state sotto, sarà difficile che vi colpirà. Aia. Sta attento, non si gioca coi coltelli. No, mi ha colpito. Ah, che sfortuna. Tanto ho ancora un bel po' di energia da usare. A saperlo mi risparmiavo un limite per lui. Così finivo la battaglia più in fretta. Qui sarebbe una buona cosa tenere d'occhio la sua spada, però... non credo che sia possibile targettarla. Ok, gli manca pochissimo. Un po' più di una barra. Ok, solo una barra. Dai, vieni qua, fatti uccidere. Ok, schivo questi attacchi, lo stordisco e ho vinto. Dai, vieni. Bravo, idiota. E tu saresti un invincibile? Ma fammi il favore. Paperino è più forte. Ok, ritorno al castello. Cosa mi ha dato? Ah, non lo scoprirò mai. Cristallo lucente e gran pozione. Ok, aperto tutti gli scrigni. Gli stemmi credo di averli presi tutti. Al massimo tornerò un'altra volta, non è grave. Bene, direi che è il momento di andare. Sì, direi che questa, per essere l'ultima missione extra, era abbastanza difficile. Cioè, c'erano tre boss insieme, poi un boss abbastanza resistente alla fine. Naturalmente quel boss era opzionale, ma fa niente. Ok, vediamo un po' quanta esperienza mi ha dato. Ah, diciamo che come quantità non è male. Ok, questa era davvero, spero, l'ultima missione extra di Kingdom Hearts 358/2. E ci rivediamo con la prossima parte. Ciao a tutti!